ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Ciao a tutti! Giustamente oggi facciamo al contrario, quindi lui farà domande a me per capire se lo conosco bene. E adesso vediamo un po' se ti conosco bene. Secondo te? Secondo me è sbagliare tutto. Completamente. Secondo me invece no, farò tutto giustissimo. Iniziamo. Prima domanda. Allora, dove e quando ci siamo incontrati la prima volta? Ci siamo incontrati in discoteca, al Cancello, qui a Biella. Mi ha presentato questo ragazzo, mia sorella. Dove è stato il primo appuntamento? Al bar vicino a Via Italia, sempre nella nostra città, quindi in un bar. Quando e dove è stato il primo bacio? Allora, il nostro primo bacio è stato... Non te lo ricorderei mai. Ma il nostro primo bacio è stato forse... Chi ha detto ti amo per primo? Tu. Quando compio gli anni invece? Il 6-7-92. Solo per dire la data dell'amante. Il 6-7-92. Dove sono nata? Dove sei nata, ah, no, cara? Dove sono nata? Sei nato a Biella. Qual è il mio segno zodiacale? Sei Cancro. Colore dei capelli? Castano scurissimo. E questi qua bianchi? Castano scurissimo, un po' begiolini. Un begiolini. Alla Harrison Ford. Guarda che hai una ciglia nell'occhio. Madonna. Non puoi guardarti lì. Togli. Ma è un pirone. Fabio. Qual è il mio colore degli occhi? È un castano scuro, come il capello. Come il capello. E porto gli occhiali? Certo, ovviamente, perché sei cieco come una talpa. O le lenti? Assolutamente no, anche se io vorrei che lui portasse le lenti. Bravo, ma non si può fare. Perché? Perché sei solo pigro e non hai voglia di toglierle e metterle. Il numero fortunato? Il 7. Però secondo me è anche il 6. Perché? Perché sono nato 7. Cosa c'entra? Io sono nata all'11, ma non me ne frega un cavolo dell'11. Siamo diversi. Qual è il mio punto debole? Che ridere queste domande! Pizza. Una pizza. Che punto debole è? Non si sa. Che se io ti faccio, se io voglio che tu faccia qualcosa, ti dico tanto poi stasera mangi la pizza e tutto a posto. Non è proprio così. E invece è proprio così. La parola che dico più spesso? La parola che dici di più spesso è amor. La cosa a cui non rinuncerei? La pizza. Me. Te per prima. La pasta. È banale, solite cose. Cosa guardo in una raga? Guardi sicuramente la simpatia, poi guardi il décolleté. No, sui capelli. Sono mai stato innamorato? Penso di sì, di me. Vabbè, solo di te, me. Sì, certo. Sì o no? Solo di te, esclusivamente di te. Vivo per te, grazie a te. Usiamo nelle persone? l'essere simpatici, l'essere divertenti. Sì, ci stai dentro. Cosa odio nelle persone? Il fatto di cambiare idea o il fatto di cambiare i programmi. Esatto, quello che fai sempre tu. Perché io sono molto più malleabile di te. No, non è un'idea fissa. Ho tatuaggi? No. Ho piercing? No. Ho soprannomi? Allora, se te ne tiro fuori qualcuno! Allora, inizialmente... Allora, Pulpiceldo. Vabbè, sì, poi sì. Dato da mio papà. Fabba? No, questo lo tagliamo. Fabi? Ma che Fabi? Quali sono i miei tutti i pregi che ho? Non so, sarà lunga, sarà un po' meglio, dai. No, te lo dico subitissimo. Allora, che sei spiritoso, che sei intelligentissimo, che sei una calcolatrice umana, che sei dolce e che sei figo. Basta? Basta. Tutto qui? Sì. Quali sono i miei difetti? Non ne ho, lo so. Che fai fatica a cambiare idea su un progetto che hai, che sei permaloso e che non fai vedere che sei geloso. Il mio numero di scarpe? Un 43. Se dovessi collezionare qualcosa, cosa collezionerei? Le scarpe. Che scarpe? No, le magliette, il t-shirt. Sì, un cazzo proprio, perché cosa ve ne faccio delle magliette? Orologi, hai ragione. Grazie. Hai ragione. Il mio profumo più usato? Creed, Aventus. Perché ho solo quello. Beh, a cosa sono allergico? Ai pischi. No, quello è mio papà. Non lo so, niente. A niente. Ok, niente. Mangio anche le pietre. Cosa faccio prima di dormire? Giochi 16.000 ore a Urban Decay. Come cavolo si chiama il gioco? Urban Simi. No, devo. Urban? Di che vado in bagno? Vai in bagno. Quali sono i miei tic? Allora, questo, poi... Cos'è questo? Oh, mangia unghie. Mangiarsi le unghie.
strofinarsi i capelli all'insù. Basta. Beh, mi sembrano già importanti. Anche tu, il tuo colore preferito? È il blu. Quante lingue parlo? Una sola, l'italiano. Sbagliato. Sì, mi dici anche l'inglese? No. Il veneto? No. Al piemontese? Andiamo a Calogna. Quattro contatti. Preferiti? Che ne so. Sì, preferiti. Ci sono solo io. Esatto. Quattro sale ci sono, pensate. È stata la tua prima impressione su di me? Che eri super divertente. Meno male. Che strana ossessione? Per quel gioco stupido Urban Dai, Rivals. No. Urban Rivals. No. Per me? Qualche strana ossessione? Che ne so? Non ne ho. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Che assomigliavi a Michael Jackson. Questo fa capire tutto. Non c'è che non va. Perché assomigliavi da giovane. Dove? Nel ballare. Negli occhi. Negli occhi. Sì, gli occhi di Michael Jackson. Che talento ho? Di far ridere. Ok, allora, che voto mi dai per la tua conoscenza? Sei. Ma sei più. Ok, ho indovinato tutte le domande. No, tutte no, dai. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Ciao a tutti! Ci vediamo al prossimo video! Ci vediamo al prossimo video e... Let's talk about.